abbiamo il portavoce. No, fallo queste foto, eh. Cosa che mi caccia quando mi vengono. Thank you.
Ciao ragazzi. Nella ricchezza della loro generosità. Posso
infatti, che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente. Loda il Signore, anima mia. Un saluto carico di affetto a Don Vincenzo e a Don Michele, nonché agli altri sacerdoti e al diacono qui presente. Un cordiale saluto alla sindaca di Collelongo, al sindaco di Pescina, al comandante dei carabinieri, alle altre autorità civili e militari qui presenti. Saluto il consiglio direttivo delle confraternite e vedo alcuni rappresentanti, componenti delle confraternite di Pescina. Un abbraccio a voi, carissimi fedeli di Collelongo e in modo particolare a questi ragazzi. Carissimo Don Michele, davanti al popolo affidato alle tue cure, rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio? Come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi, nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente, sapientemente, il ministero della parola della predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a nome di Dio per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo... Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.
prendete e mangiatevi tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria e riconosciamoci figli di un unico Padre e diciamo insieme: Padre nostro, parte è più a caro.
Ti auguro a nome di tutta la nostra comunità un buon percorso di fede nella comunità di Pescina. Ricordaci ovviamente le tue preghiere e noi ricorderemo tutte le nostre. Un augurio ancora particolare al nostro nuovo parroco, veramente, che questo percorso sia un percorso di crescita per tutti noi con lei. Silva, dove sta la tua?